Presidente Sebastiani, l'ambiente è preoccupato. Non ha motivo di essere preoccupato perché, come ho appena detto, il Pescara non deve smantellare nulla, non deve rompere ciò che ha costruito, quindi non deve essere assolutamente preoccupato l'ambiente. Quindi Bjarnason resterà a Pescara come capuano? Ma per quanto mi riguarda sì, io vi ho detto 2 minuti fa che con questi 2 giocatori, guarda caso sono solo 2 giocatori, con questi 2 giocatori Giorgio Repetto ha parlato all'inizio di stagione, ha stabilito delle cose, i giocatori hanno chiesto delle possibilità e quindi su questi 2 giocatori, fin tanto che ci sarà la possibilità, se Giorgio verrà chiamato da qualche società o io verrò chiamato da qualche società, parleremo e parleremo anche con i giocatori e i loro procuratori. La nostra intenzione è di lasciare l'organico così com'è, di lasciare Bjarnason qua e di lasciare Capuano qua. C'è un giocatore che vorremmo che andasse a giocare perché è giusto che non venga svilito, perché comunque ha bisogno di giocare, perché comunque è un patrimonio della società, e questo risponde al nome di Vukušić. Per il resto noi siamo al completo e ci teniamo ben stretta la rosa che ci abbiamo. Quindi abbiamo dato, come ho sempre detto, una buona macchina, un ottimo pilota, adesso bisogna fare il gran premio. Quindi non è vero che avevate raggiunto l'intesa col Sassuolo per il trasferimento in comproprietà di Bjarnason, che ha rifiutato? Noi siamo andati a Pesaro ad incontrare, per la correttezza che bisogna avere in queste cose, i dirigenti del Sassuolo, i quali ci hanno detto come avrebbero voluto fare loro l'operazione di Bjarnason. Noi abbiamo detto, avete parlato col ragazzo, col procuratore, avete l'ok da parte di tutte le parti che partecipano a questa trattativa, quando avrete le parti ci sediamo e vediamo come andare avanti. Questa è stata la trattativa. Ancora, la proposta del Sassuolo non era soddisfacente. Ancora ieri sera abbiamo parlato io con Nereo Bonato per dire, Nereo, è inutile che parli con me. Noi abbiamo un impegno con i giocatori. Se il giocatore decide che Sassuolo è la sua meta preferita, noi ci sediamo e ragioniamo su tutto il resto. Se il giocatore non viene, a me fa solo piacere. Quindi non c'è alcuna intenzione di smobilitare? Così. Ma saremo una banda di pazzi, ho appena detto, saremo una banda di pazzi, che uno che costruisce e poi sfascia vuol dire che ancora di più dopo un avvio di stagione di questo tipo... Io penso di non essere pazzo, quindi. È vero che siete tornati a parlare, voi dirigenti e l'ex presidente De Cecco? No, mi risulta che Danilo si sia incontrato con Peppe qualche giorno fa in un bar per un caffè, ma non so neanche di che cosa hanno parlato, perché per quanto mi riguarda il centro sportivo... Tu fai parte di una emittente televisiva che normalmente ogni giorno rimette in onda la presentazione del centro sportivo, e qui sarebbe come un'altra volta riessere un pazzo, perché se presenta un centro non è che ne devo prendere un altro. Quindi per me il centro sportivo che farà il Pescara, che avrà il Pescara, sarà a Silvi, non ci saranno altre possibilità.